Allora, eccoci qua, riprendiamo il nostro esame. Abbiamo visto l'articolo 348 bis, vediamo l'articolo 348 ter, ovvero il procedimento. Che cosa ci dice questo articolo? Ci dice che prima della trattazione il giudice d'appello, sentite le parti, può pronunciare ordinanza di inammissibilità quando non deve essere pronunciata l'inammissibilità o l'improponibilità per altre cause, con ordinanza succintamente motivata che può fare riferimento anche agli elementi di fatto che si ricavano dagli atti o dallo stesso provvedimento di primo grado o anche facendo riferimento a precedenti giurisprudenziali. Faccio un esempio: l'appellante ha impugnato la sentenza lamentandosi che il giudice abbia ritenuto gravare sul debitore l'onere della prova di aver esattamente adempiuto alla propria prestazione. Essendo ormai un principio pacifico, la Corte d'Appello potrebbe liquidare la questione con un'ordinanza di inammissibilità facendo riferimento alla copiosissima giurisprudenza a partire dalle sezioni unite del 2001 in poi. Quindi viene messa questa ordinanza. Però ci può essere nel giudizio un appello incidentale. In questo caso la norma dice che l'ordinanza di inammissibilità può essere pronunciata se anche per l'appello incidentale deve essere pronunciata l'inammissibilità. Nel caso in cui invece la domanda principale sia manifestamente infondato o comunque non abbia ragionevole probabilità di essere accolta, mentre sia appaia fondata l'appello incidentale, ecco che a questo punto il giudice d'appello dovrà decidere con sentenza entrambi gli appelli. La norma non parla dell'appello incidentale tardivo e questo genererà sicuramente un contrasto giurisprudenziale, perché già oggi qualcuno ha detto: vabbè, anche se non lo dice, in realtà la disposizione si applica anche agli appelli incidentali tardivi. Altri invece affermano: no, se viene dichiarata l'inammissibilità dell'appello, della domanda fondamentale, a questo punto dovrà essere dichiarata anche l'inammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva. Che cosa deve fare a questo punto la parte? A questo punto accade quello che credo che nel nostro ordinamento non sia mai avvenuto, e cioè impugnare per la seconda volta la sentenza di primo grado. Quindi la sentenza di primo grado viene impugnata la prima volta con il normale appello, viene pronunciata l'ordinanza di inammissibilità, la parte impugna di nuovo il provvedimento di primo grado, ma stavolta con ricorso in Cassazione, quindi ai sensi dei numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 360. Salvo che la Corte d'Appello abbia rigettato o abbia dichiarato inammissibile la domanda basandosi sulle stesse ragioni di fatto della pronuncia di primo grado. In questo caso, stante la cosiddetta doppia conforme, e poi qui bisognerà capire che cosa esattamente è la doppia conforme, quando si verifica in concreto una doppia conforme, ecco che in questo caso la parte potrà ricorrere in Cassazione ai sensi dei primi quattro numeri dell'articolo 360 e non quindi del numero 5. Tra l'altro questa disposizione si applica anche adesso alle impugnazioni, diciamo, ordinari, quindi se è avvenuta una conferma delle ragioni di fatto della sentenza già esposte dalla sentenza di primo grado, la parte non potrà ricorrere in Cassazione ai sensi del numero 360, numero 5. Ora, l'ordinanza, dice l'articolo 348 bis, contiene anche il provvedimento sulle spese, ma se contiene il provvedimento sulle spese,
che cosa accade? Può la parte impugnare in Cassazione autonomamente quell'ordinanza? Parrebbe di sì. Quindi a quel punto abbiamo due impugnazioni, una relativa, eventualmente, una relativa alla pronuncia di primo grado e l'altra relativa alla statuizione sulle spese della pronuncia di dell'ordinanza di inammissibilità. Mentre sto facendo il giro dell'oca. Allora, vediamo un po' dove passare. Passiamo di qua. Altro problema. Ok. Fermo restando che io non posso impugnare in Cassazione l'ordinanza con cui è stata dichiarata l'inammissibilità della mia impugnazione per ragioni di merito, ma vi è un altro problema, cioè posso io impugnarla se quella ordinanza ha violato la legge? E quindi impugnarla ai sensi dell'articolo 111? Supponiamo che il giudice d'appello abbia pronunciato questa ordinanza nonostante che in primo grado il giudice avesse seguito il rito sommario. Supponiamo che il giudice ha pronunciato questa ordinanza nonostante che era uno di quei procedimenti in cui c'era l'intervento obbligatorio del pubblico ministero. Oppure la Corte pronuncia l'ordinanza in sede di inibitoria e non lo può fare. Ecco, in questi casi ci si chiede, è possibile impugnare per violazione di legge l'ordinanza? C'è chi dice di sì, c'è chi dice di no. Bene, mi devo fermare qui perché sono ormai arrivato. Comunque diciamo che le cose principali le abbiamo dette, anche se in realtà ci sono numerosi altri problemi. Mi raccomando, iscrivetevi a questo canale se volete rimanere aggiornati sui nuovi video. Grazie a tutti, grazie per avermi ascoltato, alla prossima, ciao!